È stata presentata al Sorosola Bene in Casa l'edizione 2010 del Sabato delle Idee, un'edizione che quest'anno ha grandi novità. L'edizione 2010 si chiama Napoli e le sue utopie. Un'utopia sarebbe il lavoro a Napoli, per esempio. Credo che utopie sono un po' tutti i titoli delle nostre giornate, tra cui anche il lavoro con cui iniziamo. Però il titolo vuole essere anche un po' più provocatorio, perché mettendo insieme utopia e possibilità, si rende anche più chiaro il discorso che noi vorremmo fare, cioè riuscire a progettare qualcosa di nuovo. Visto la vacanza della politica sui grandi progetti, vorremmo stimolare la società a pensare su se stessa. E questa è la ragione per cui le istituzioni, che in un certo senso sono al servizio della città, anche se non sempre in un collegamento efficace che noi stiamo cercando di creare, queste istituzioni possono far sentire la loro voce stimolando un dibattito a livello sociale che in un certo senso mostri quanto la società civile possa essere più avanzata della classe politica. Tra l'altro un'edizione ricca di novità, questo Sabato delle Idee 2010, e c'è anche la politica quest'anno. Dire che siamo estranei alla politica è una sorta di ipocrisia, perché la tematica stessa dell'utopia è una tematica politica. Tutte le tematiche che noi abbiamo scelto, lavoro, legalità e altro, sono tematiche politiche, perché l'uomo è strutturalmente politico, nel senso che ogni progetto per la vita comune non può che essere politico. Però no, la nostra non è politica legata a questo o quel partito, né tantomeno politicante, né tantomeno con disegni di tipo politico, ma è politica nel senso proprio del progetto possibile per una città in disagio grave.